Siamo live, eccoci qua, siamo con il direttore Giulio Gezzi e con Martina Procaccini. Come Ciao ogni Martina, giovedì, ciao Martina. buonasera, ciao Giulio, presenti all'Atle Talk, ma senza il nostro ospite, così all'ultimo, perché Roma, vuoi fare un appello, io so, Sì, perché no, Roma perché non c'è d'aiuto in questo. Roma non aiuta sicuramente nella vita di ognuno di noi, dei singoli, né tantomeno Il il lavoro, lavoro, ecco. esatto. Doveva essere qua ospite con noi Enzo Enzo Corso. Corso, presidente di Libertas, una delle associazioni di promozione e cultura sportiva più antiche anche Sì, che abbiamo d'Italia, di quelle conosciuto durante lo storiche. Sport City Day, quindi proprio avremo parlato molto di queste iniziative, manifestazioni, di questa promozione dello sport in un'ottica non nuova, ma diversa, diciamo, come non siamo abituati ad intenderlo, e come forse anche la pandemia, diciamo, ha anche un po' cambiato, potremmo dirlo. Te lo chiedo a te. La pandemia ha sicuramente cambiato l'approccio verso la città, verso lo sport, in questo Libertas, ma anche Sport City, sono un po' all'avanguardia nella comunicazione, nel cercare di trovare soluzioni che coniughino una vita urbana a godersi poi la città, anche facendo sport all'aria aperta, nei parchi. Però appunto poi ci si scontra con la dura realtà dei fatti. Una delle domande che avremmo voluto fare a Enzo era proprio questa, cioè cosa le amministrazioni comunali, gli enti locali, in particolare quelli di Roma, visto che A siamo sotto ballottaggio, B noi ci troviamo a Roma. Cosa le amministrazioni possono fare per aiutare i cittadini in questo? Mai Ecco, come in questa settimana, diremmo. mai come in questa settimana sarebbe stato opportuno affrontare questo argomento e mai come oggi forse ne è una riprova, perché ecco, brucia il ponte di ferro a Roma, così, Così. combustione spontanea e la città è paralizzata, ovviamente, perché Paralizzata, e infatti, insomma, se non l'aveste capito, praticamente Enzo Corso è rimasto totalmente imbottigliato nel traffico e quindi non può essere qui con noi. Ma viene da quelle zone? Viene sì, da Roma Sud, EUR, penso anche EUR inoltrato, quindi già arrivare qua Una bella scarpinata, sarebbe secondo una me. Cioè, vi bella assicuro scarpinata. che dall'Eur inoltrato ad arrivare qua possiamo dire che è la parte opposta di Roma, praticamente. Sì, noi siamo in una zona nord-est, non interessa più o meno a nessuno, però Ah, però è proprio la per parte darvi opposta, quindi un'idea. diciamo, dai, diamo una botta al cerchio, una botte, come si dice a Roma. Cioè, mo Roma è Roma, però ci sta, dai, grandi distanze. Quindi purtroppo riorganizzeremo con Enzo, perché insomma sarà con noi, ci teniamo tantissimo ad affrontare questi argomenti. Ma gli argomenti sono comunque tanti, perché proprio oggi, questa mattina, c'è stata l'inaugurazione al Teatro Sociale alle 10:30 del Festival di Trento, Festival dello Sport di Trento. E insomma, proprio invece alle 18 la grande inaugurazione, l'evento c'è stato e si chiuderà, durerà fino a domenica, giorno in cui si chiuderà con Jacobs. Quindi insomma, questa serie di eventi, questa 3 giorni, no, 4, perché oggi è giovedì. Oggi è giovedì, sì. Di eventi dei grandi sportivi, quelli che ci hanno fatto sognare tantissimo, mai come in quest'anno, e appunto si chiuderà con Jacobs. E quindi noi affronteremo un po' quello che è successo. Tra l'altro, ieri c'è stato proprio più che un'inaugurazione, che è stata oggi, ma già ieri insomma ci hanno dato delle gioie a livello di contenuti, Turam. Sì, stavo leggendo infatti da buon boomer, come Da buon direbbero, no, da boomer, buon sì, sembrava ci millennial. fosse mio nonno qui accanto a me. Ma Io non è stavo col vero, telefono perché sono una giovincella in confronto a perché lui. tu non Ma poi io vado sei. sul digital, Vedi, tu c'hai le su versioni Gazzetta. Sì, digital. sono moderna. Ma come, li stampano ancora i giornali? Ma vabbè, ma Perché? per. Guarda, no, in realtà pure io sono molto antica. Quindi anch'io non so darti Tu contro. sei antica per altre questioni, Esatto, insomma. No? però ecco, anche i libri devo dirti, non sono passata al Kindle. Ma Kindle.
Ancora no? Vedi, manco lo so pronunciare. Kinder. Ma come, fetta al latte. Non hai fatto l'Erasmus? Sì, ma non è una... Esatto, ho fatto l'Erasmus a Londra. A Londra, ricordiamo. Però non è che Kindle. Però per me il libro è cartaceo, ragazzi. Cioè... Va bene, il libro comunque... è cartaceo e sì, anche l'informazione si ostina in qualche modo. Sì, sopravvive. È resiliente, come va di moda è dire. È resiliente. Scusa, e qual è questo titolo del servizio su Turam? Che allora, fatto? Razzismo e pensiero bianco, la lezione di Turam, questo io lo è so il che titolo. A te già non ti piace questo titolo, vero? Cos'è questo che è il non titolo ti piace? Di Gazzetta. No, in realtà il titolo no, era poi andando... all'interno dell'articolo che non so se poi è stato riportato. Ah, forse sì, guarda, stava sotto. Aspetta che... Eccolo, i mezzi tecnologici, potenti, eccolo mezzi qua. I mezzi messi a disposizione. No, è solo il video. Forse di mettere su leggi tutto, vedi, io sono moderna. Ah no, vabbè, sono una parola in più. Comunque sì, no, allora, però è simile a quello che... Perché noi prima, no, già partiamo io e Giulio con le discussioni tra di noi, grandi dibattiti, che poi non ci troviamo quasi mai col pensiero, ma questo è il bello e questo è divertente, questo esatto. Ci piace l'uno dell'altra. E tu hai detto non ti sta bene la società bianca. Sì, perché però allora, quindi anche il pensiero Turam, bianco che troviamo nel titolo. Allora, Turam ha parlato di pensiero bianco riportando le sue esperienze. Infatti diceva io non mi sono mai accorto del razzismo finché non sono arrivato in Francia e mi hanno iniziato a dare dello sporco negro di qua e di là. E quindi penso che a questo si riferisse Lilian Thuram, ricordiamolo, campione del mondo con la Francia nel 98, difensore fenomenale, prima col Parma, ti ricordi? Sì, il Parma, di poi Cannavaro, Juve. Di Buffon e poi con la Juve. Ma quello che mi... E oggi scrittore impegnatissimo. Oggi scrittore attivista poi nelle scuole dove fa tutti i programmi contro il razzismo, contro infatti il razzismo. Si è presentato con gli occhiali, gli danno quel non so che di intellettuale. Che direi anche il direttore, infatti, come mi... infatti. A caso. No, ma è proprio una caratteristica dell'intellettuale, la miopia. Se non c'hai almeno quei 3-4 gradi che ti mancano. Che vuol dire che io all'ultima visita mi hanno detto che ho 14 decimi. O sono la donna bionica o sono sì. Intellettuale zero. Questo l'hai detto tu. No, è però tutto è vero, 1-12, 1-14, c'è una cosa assurda. Comunque posso leggere un estratto per avere lo spunto? Ma certo. Anche da bambino io riflettevo sul razzismo. In Guadalupe no, solo quando sono arrivato a scuola a Parigi che mi hanno detto sporco nero. E lì me ne sono chiesto la ragione e la mia mamma mi ha detto rassegnati, le cose non possono cambiare. Per fortuna non ho ascoltato mia madre, mi sono messo a leggere, ho studiato la storia, ho incontrato delle persone ed è così che sono arrivato al mondiale consapevole dei tanti pregiudizi. È assurdo dire che non sei francese perché hai gli occhi azzurri. È assurdo dire che non sei francese perché hai perché non azzurri. Sei francese perché hai gli occhi azzurri. Oh, insomma, sarebbe assurda. Beh, certo, sia una che l'altra esatto. Versione. Sì. Chiaro, sì. Chiaro. Quindi lui, insomma, ha fatto questa... la madre più realista, una mentalità più forse all'antica, no? Un po' più, come dire, disillusa, che le cose non possono cambiare, però invece qualcosa sta cambiando, però. Qualcosa sta cambiando. Sicuramente quel pensiero appunto di qualcosa di ineluttabile, di immutabile, che sarà sempre così, è forse allo stesso tempo l'arma e la forza maggiore del razzismo, che porta poi la vittima stessa di razzismo, che in questo caso è un nero, ma può essere un bianco, un asiatico, un nativo, qualsiasi. Lo porta a credere o credere nei precetti del razzismo, oppure a vedersi effettivamente come a vederla come qualcosa che esiste, c'è, è così ed è così soprattutto nella società bianca, così riporta
il giornalista poi di Gazzetta, che non credo, non ho trovato la firma, insomma, Quindi non era un dell'articolo. virgolettato. No, non credo che fosse un virgolettato, non credo neanche che fosse un redazionale di Turam, quindi vabbè, prendiamolo come un articolo di Gazzetta, però anche questa concezione, questa idea di società bianca, può esserci una cultura forse in qualche modo, ma oggi parlare di società bianca, soprattutto in nazioni multietniche come può essere la Francia, ma come può essere possono È essere gli Stati anacronistico. Uniti, è del tutto anacronistico. Sarebbe come parlare, ma in fondo anche qui in Italia, noi parliamo di società italiana, sì, d'accordo, però la società. Italiana già lo possiamo dire, la società italiana. Il problema è che bisogna vedere cosa include la società italiana. Bianco o nero è un'etnia, quindi probabilmente la Esatto. società italiana include l'etnia bianca, nera, no? Bianca, nera, bionda, rossa, mora, Rossa, riccia, esatto. castana, insomma, cioè, anzi, Noi abbiamo Mattia che è che roscio, è allora che dobbiamo roscio, fare? Rosso esatto, malpelo? tu Rosso sei malpelo adesso scuro. sarebbe bandito Mamma praticamente. mia, Non no, si potrebbe fare, però si fa. invece dai, insomma. La diversità è una ricchezza e quindi se anche viene raccontata, noi per esempio lo bullizziamo, ma siamo in giù. Di continuo, ma da quando è piccolo proprio, Ah, no? perché tu lo Illo conosci da Illo Tempore. tempore, Illo illo tempore, però Tempore. vabbè, questo Illu, una volta era un bravo ragazzo. il Idu. tu. Idu, no Illu. Bene, bene, quindi insomma, si è aperto così subito, diciamo, no? Però ecco, Con tematiche. il Festival dello Sport di Trento ha anche questo come grande obiettivo, forse, no? Perché poi quello che ci ha dimostrato questo anno di sport è proprio anche questo, cioè l'apertura a Beh, anche questioni che lo magari. sdoganamento, no, di alcuni lì, no, Di di alcuni alcune limiti, tematiche. esatto. Cioè, basti pensare che fino a qualche anno fa, una decina di anni fa, neanche troppo, c'era l'annosa questione degli orundi in nazionale maggiore per quanto riguarda il calcio, tutte le polemiche, ricorderai, su Camoranesi o Balotelli. Per motivi diversi, ma alla fine il succo era lo stesso ed era razzismo. E Poi c'è anche oggi. un'esagerazione dall'altra parte. Diciamo che poi succede che nel sacrosanto, anche direi, sfottò calcistico, quindi dell'insulto al giocatore X, se l'insulto viene fatto a Balotelli è razzismo, se l'insulto viene fatto a Cristiano Chiesa Ronaldo. non è solo un insulto a un giocatore. No, in quel caso, a meno che appunto non gli si venga detto sporco nero, se si insulta No, Balotelli non è per razzismo, è per esatto. sfottò, che poi sia volgare, sbagliato, Beh, che vogliamo fare un po' i moralisti, un però. poeta una volta disse: se uno è stronzo, no? Esatto, Mo, non gli al di puoi là dire che è del. stupidino, gli devi dire Che è che è quello. stronzo. E quindi sì, Però quella è esatto. un'offesa, cioè, nel senso, è un'offesa che È riguarda un'offesa che prescinde dal la razzismo. Poi, se persona, vogliamo condannare esatto. l'offesa, la condanniamo come tale, però insomma, Però, esatto, non si tratta di razzismo, senza essere esatto. buonisti o perbenisti o tutti gli isti possibili, Ismi possibili. ismi possibili, l'importante è sempre non cadere nell'insulto razzista. Che cosa sta No, succedendo? stavo comunicando, stavo bullizzando Mattia Mingione. Ah, No, non è ok, vero, no, stavamo va bene, va comunicando benissimo. di una cosa tecnica, ecco. Quindi sì, insomma, il Festival dello Sport. Festival dello Sport di Trento nella edizione Corrente. odierna, che avrà tra i protagonisti, oltre Jacobs, che abbiamo citato, Turam, che non so se sarà presente al festival stesso, ma sicuramente ha portato un contributo. Ma se devo pensare alla nazionale italiana di calcio, Giorginio, allora che vuol dire? Cioè, finché si vince va bene. Quando poi c'è la possibilità di far critica, di aprire bocca e dargli fiato, come si dice, allora si cade in queste critiche Sì. abbastanza becere, del tutto sterili. Tra l'altro, alcuni che si presenteranno a questo festival sono appena tornati dalle vacanze,
perché io ti voglio dare un po' di scoppetti social, se mi consenti. Scoppetti social? Sì. Ma ci stavano sul giornale? Al netto del social down, io ti do gli scoppetti social. Okay, come l'hai vissuto, direttore? Come una liberazione, è stato ma bellissimo. Ma sai cosa mi ha fatto ridere? Però anch'io l'ho vissuto come una liberazione, proprio libera. Ma lo sai cos'è che mi dà più fastidio? Perché Instagram è una scelta, tu lo apri e magari scrolli un attimo nel gergo moderno, ma invece odio un pochino le notifiche WhatsApp che sono un continuo e ti legano molto di più anche non volutamente, perché tu magari in quel momento non vuoi usare il telefono, ti arriva la notifica, lo usi, giusto? Chiaro. Mi sono sentita libera da quello. Ma la cosa che mi ha fatto ridere dei giorni dopo, cioè il giorno dopo, erano tutte quelle, quei meme, no? Che dicevano l'esigenza di dire che non hai bisogno che sei stata bene senza social, ma di dirlo sui social il giorno dopo. È cioè un grande chiaramente, paradosso. Chiaramente. Quindi vabbè, questa piccola parentesi, lo scoppetto social è che insomma sono state messe un po' di storie da questi atleti, quindi da Bebe Vio a Tamberi, che stavano in vacanza, chi in Grecia, chi in barca. E quindi insomma questi sono dovuti tornare apposta. Peraltro sempre legato al social down, Porelli dici? Porelli, certo, ma che ottobre ci sta in barca. E a proposito di social down, Tamberi ha proprio detto: da oggi in poi io non userò il telefono per questa vacanza, non metterò niente. Ecco Mattia, l'ausilio della regia che ci fa vedere questi video. A parte poi un posto sobrio comunque. Vabbè, scusatemi. Ah, beh, se però, lo fa lui, ma se giustamente. Non lo fa, se non lo fa un oro olimpico nel certo. salto in alto, io non so. Però lui allora dice alla ragazza: no, dirà ai suoi follower: io non seguirò il telefono, i social in questo periodo, quindi seguite tutti lei. Lo sai che mi ha dato un po' l'impressione come se lui volesse in qualche modo sponsorizzarla. Sì, può essere. Si fanno queste operazioni tra influencer. Tra influencer, ma quello è un atleta. Vabbè, però poi diventano influencer di lui, non so. L'influencer è un ruolo ben preciso. Chi è atleta è atleta, chi è influencer è influencer. C'è tu? Un contratto collettivo nazionale del lavoro. Sì, per, sono regole non scritte. Per gli influencer, esatto. Non confendete gli influencer, perché sennò vi arrivano i sindacati. Eccolo qua il video ammazzare. Di Bebe Vio. E invece questa è Bebe Vio che festeggia con amici sul. Anche qui nel gergo giovanile se sta a lanciare per l'aria, diremmo. Si sta a tirare per l'aria. Sì, ancora che stiamo per l'aria, come canta Car Brave. Esatto. E poi ho visto un altro video in realtà di Bebe Vio. Non mi ricordo se sul suo social o quello di Castro Giovanni. Ti ricordi Castro Giovanni, sì. Il rugbista? È lui. Lui adesso mi ricordo, e che ha pubblicato un video sul suo Instagram in cui si grattava la schiena e poi ripassava il braccio a sì, devo dire lei su questo è fortissima, è anche molto come posso dire, esorcizza, no? Ecco, lei veramente normalizza quello che è una sua disabilità, perché qualcosa che per noi non è normale, può sembrare anormale. Chiamiamola col suo nome, una disabilità. Una disabilità. Però lei la normalizza, non la vive con vittimismo, la proprio è una grande da questo punto di vista, ci scherza, l'ha normalizzata, ne ha fatto quasi un punto di forza, quindi veramente va controcorrente, un esempio di grande forza. Però devo dire, questo è una dote, è una forza anche che accomuna un po' tutti gli atleti paralimpici, cioè proprio il fatto di non è tanto andare oltre i propri limiti, perché quello lo fanno tutti gli atleti, ogni atleta sì, esatto. Vive per andare oltre i propri limiti, c'è chi ha il limite imposto dalle proprie gambe, c'è chi ha il limite imposto dalla propria mancanza di un arto, o il limite imposto dalle come adesso non mi viene il nome del una protesi, un sì, limite certo. Imposto da una protesi, sono proprio gli atleti paralimpici che ci insegnano che il limite è qualcosa che ci poniamo. Beh, noi pensa a tutte le persone che sono altamente pigre, quindi io non ti parlo di pigro tipo te, io no, le persone altamente pigre tipo Mattia, lui Mattia. Alza la mano da là dietro, perfetto, non fai niente tu Mattia? Va bene, mo te sistemiamo noi.
Quindi, altamente, pensa che limite che hanno, no? Non scoprire, non approcciare alla bellezza dello sport, che è una bellezza appunto non solo fisica, no? Di rewarding, ho fatto l'Erasmus a Londra, fisico, ma soprattutto di miglioramento mentale proprio, no? Pensa che limite che hanno. Invece voglio citare, ma mi perdonerai, non mi ricordo il nome, d'altronde su questo siamo sulla stessa lunghezza, noi siamo anziani. Dentro proprio. Sì, una famosa, insomma, un'atleta olimpica che in un'intervista, lei è cieca, non vedente, disse... è vero, io sono nata senza occhi, sono nata sfortunata, però penso a chi è meno fortunato di me, quelli che mi prendevano in giro perché loro sono nati senza cuore. Ad esempio, questa mi, l'ha mi toccata colpì pianissimo. Molto, l'ha toccata pianissimo e effettivamente però ti dico, io guarda, l'ho letta, ma credimi, anni fa questa frase, io ancora me la ricordo e ancora me la ricordo proprio senza, mi è rimasta dentro, quindi in qualche modo ha... ha cambiato qualcosa in me, ha scardinato proprio qualcosa e da lì mi sono molto interessata. Dimmi tutto, Mattia. Sì. Vabbè, qua vorrei non anche... Non so se giustamente si è sentito? Gli amici, i ragazzi su Twitch cioè, hanno sentito l'intervento di Mattia Mingione dalla regia, ma che diceva giustamente, in realtà al di là dello sport, che poi è il nostro ambito di interesse, certo. Però un po' tutte le persone con disabilità che poi invece approcciano la vita in un determinato modo dimostrano giorno dopo giorno. Anche un impiegato di banca, senza nulla togliere agli impiegati di banca, salutiamo tutta la categoria, ma ben far politicamente posso... corretto, è normale, però mica gioca, mica fa le Olimpiadi, no, certo, ha una vita più giorni, ordinaria, però è un eroe quotidiano, certo, chiaro, certo. Chiaro. Un eroe è una persona che va... No, però perché di solito definiamo eroi l'atleta olimpico, eccetera. Beh, anche lui, che magari con una disabilità si alza ogni giorno, fallo. E, un amico, un vecchio amico di Atleta News, te lo ricordi Stefano, l'allenatore dei giovani e tenaci basket in carrozzina? Sì. Niente, oggi, vabbè, no, è, non oggi tengo, è un disastro, ci... oggi scusatemi, ma è un disastro. Trovate l'intervista su atletanews.sport, esatto. Che ci diceva proprio questo: le Olimpiadi sono il posto dove nascono gli eroi, le Paralimpiadi sono il posto in cui vanno gli eroi, in un certo senso, perché certo. anche solo essersi qualificati per una Paralimpiade è effettivamente segno di qualcosa che dentro hai, forse anche un po' più degli altri, no? In confronto a quello che magari potresti avere in meno guardandoti. Poi, da posso fuori. Fare anche un po' la sentimentale io? Prego, siamo sul mood giusto. Non voglio fare, perché uno parla sempre appunto di superamento dei limiti, di performance, di sport, hanno una Rossetti, anche... Stefano Rossetti, grazie. Ma, Mattia ci risolve un sacco di cose, prima siamo stati un po' ingiusti a dire che Nicolò ci risolve più infatti, problematiche di Mattia, infatti. Invece anche Mattia ce ne risolve tantissime, grazie Mattia, Stefano Rossetti. Dicevo, quindi voglio fare la sentimentale e dire che molte volte, ecco, si parla sempre di superamento dei limiti, di performance, eccetera, ma anche nel modo di amare ci danno una pista. Ci danno una pista, purtroppo c'è da perché dire. Amano sicuramente la vita. Mi vedete sfogliare il giornale, non perché stiamo facendo una marchetta alla Gazzetta dello Sport, questo va detto, lungi perché da noi. Poi se si sa, insomma, male. Come avvengono queste cose. Però lungi da noi, tantomeno la Gazzetta c'ha bisogno del nostro sponsor. Però c'è un articolo interessante, insomma il titolo è emblematico, su Sabatini, Caironi e Contrafatto, che sono le tre ragazze che hanno conquistato il podio dei 100 metri nelle Paralimpiadi. E appunto la Gazzetta titola quel giorno... L'Italia si innamorò di tre donne. E...
diciamo che l'atletica quest'anno proprio... No, l'atletica, diciamo che l'Italia quest'anno sì, si è innamorata l'Italia, dell'atletica. Sì. Esatto. Ha riconosciuto, ha ritrovato l'amore per lo sport degli sport, diciamo. Ma poi i risultati di questo genere non possono che farti innamorare. Non solo la storia di tre ragazze, tre atlete, tutto quello che hanno fatto, hanno affrontato, hanno rinunciato per arrivare a quel blocco di partenza, ma poi la soddisfazione di un triplete, si chiamerebbe, oro, argento e bronzo in una specialità come quella dei 100 metri, dopo il successo di Jacobs, insomma, è stato proprio il coronamento di un sogno olimpico e paralimpico. Sì, assolutamente, è vero. A Trento, beh, appunto, rivivranno queste... Io rivivrò, queste... tu rivivrai, esatto, e lui rivivrà. Abbiamo fatto le elementari tutti. Ok, bene. Perché a me non mi dai mai quel giornale, però? Ma l'avevo chiesto. Poi guarda, dice che poi noi discutiamo, eccetera. Non mi dà il giornale, volevo vedere la prima pagina, ve la faccio vedere anche a voi. Continuiamo la marchetta. Prima pagina interessante, anche se in tutto quel contesto c'è forse un elemento che non mi torna. Vediamo se lo trovi anche tu. È un po' come Find Waldo, non te lo ricordi? Adesso mi metti un po' in crisi, guarda, non lo so. Sta là, sulla sinistra. Vieri. Bobbo Vieri. Vabbè, allora, però, sì, inserito dalla Gazzetta. No, te lo dico io come, perché ci sta Bobbo Vieri. Dimmi. Con anche Antonio Cassano. Bobbo Vieri è in prima pagina. Certo. Perché sono presenti al Festival dello Sport insieme ad Antonio Cassano per il padel. Ecco perché, svelato l'arcano al direttore. Vediamo se c'è. Svelato l'arcano e nessuno, dopo appunto aver visto Cassano giocare al padel, nessuno più può permettersi di parlare del padel come il giochetto dei... Cassano? Ti hai detto? No, perché un po' quando si parla di padel si dice che sia un po' lo sport dei ricchi, tra virgolette, no? Di quelli che... Non che Cassano non sia ricco, però sicuramente non è l'avvocato di Prati, per dirne una, no? No. Ecco, quindi il padel che... E non per una questione economica. No, assolutamente. Però il padel guadagna anche personaggi come Antonio Cassano, che insomma... Vabbè. Fanno parlare di sé per tanto tempo. I cugini presi in seguito a una rapina. Fanno parlare di sé per tante cose, personaggi come Cassano. Vabbè, di cui peraltro io ero innamorata, però alle medie, devo ammettere questo. Visto che si parla di Cassano, a questo punto lo devo dire. Eri innamorata di Cassano? Ero innamorata di Cassano alle medie, ma follemente, parliamo di follemente. Ah, sì? L'ho già detto e lo voglio ridire. Vabbè, lo ribadiamo, quindi... Antonio Cassano, se ci stai ascoltando, colpo, perché io comunque ti ho amato. C'è una vecchia fiamma. Esatto. C'era... No, poi c'è un'altra cosa che lega proprio Vieri e Cassano, ma non solo, ossia? Che hanno un canale su Twitch. Cioè, o meglio, Bobbo Vieri ha un canale su Twitch in cui parlano di calcio, però insomma... Ah, ok, vedi, no, questo... Di solito su Twitch non ci si fa pubblicità a vicenda, però a noi non ce ne importa niente. Cassano è spesso suo ospite, immagino. Sì, sì, ospite fisso con Lelea Dani, mi sembra, e un altro adesso, ancora una volta, vedi, mi sfugge. Vabbè, e poi tra l'altro questi sono giorni a Roma anche molto in fermento per il padel, cioè proprio, mi sembra, Padel and Friends, non so se rientra nell'iniziativa di Tennis and Friends che ci sarà nel weekend al Foro Italico, quindi questo evento molto bello di sulla prevenzione, quindi ci sono proprio dei presidi dove è possibile fare delle visite con fine ultimo la prevenzione, organizzato dal Gemelli, in cui quindi ci sono molti VIP, anche sportivi, che si battono a tennis, però in realtà è un'iniziativa per tutti, cioè tu puoi andare lì al Foro Italico e farti fare le visite in non so quanti punti, appunto quanti presidi ci sono lì, e gira, ed è un evento itinerante, quindi insomma, ecco, adesso perché mi hai dato questo padel mi sembrava carino dire di questo evento, dove tra l'altro si possono incontrare anche molti VIP, tra cui Bonolis, tra cui
cui quel gran figo di Edoardo Leo, lo posso dire anche questo? Ma certo, Martina, ma sì, tanto qua ormai siamo... del cuore di Martina, siamo abbiamo detto dobbiamo trovare un fidanzato, quindi l'altra volta esatto. Non lo dicevamo, quindi voglio dire. Dovevamo trovare un fidanzato sia per te che una fidanzata per Nicolò Masini, il nostro produttore, ricordiamo. Mi sa che adesso se la sta a trovare. Se la sta a trovare, dice ma io qualcosa. Guarda che l'ho cecchinato quel Nicolò. Qui gatta cicova, qui gatta cicova. Sì. Quindi grande, grande weekend di sport, poi sport sì. E salute che è un connubio che si ritrova. Che è un connubio che avremmo affrontato ancora più in profondità sicuramente con Enzo Corso, ma che non mancherà occasione di nuovo di riaffrontare perché è proprio il connubio che è vincente. È il connubio vincente, è quello che diciamo abbiamo detto più volte, abbiamo sentito dire dalla voce di tanti protagonisti dello sport che si sono susseguiti ai nostri microfoni, tra associazioni, atleti, ma anche società sportive. Cioè il fatto che lo sport sia in qualche modo un veicolo per la sanità pubblica, un modo per tenere sia sotto controllo, osservare la situazione, ma anche per tutelare la salute pubblica nel momento in cui il cittadino ha la possibilità di tenersi in forma, di vivere una vita sana, di vivere una vita all'aria aperta e contestualmente chi offre il servizio sportivo, se possiamo dire così, quindi palestre, circoli, eccetera, eccetera, fungono sostanzialmente, possono fungere da presidi sanitari, chiamiamoli così, sul territorio, perché nel momento in cui un tesserato di un circolo, un iscritto a una palestra, un atleta di un corso X anche amatoriale dovesse star male, sostanzialmente la palestra è uno dei momenti in cui, in uno dei luoghi in cui avverti per prima questa mancanza, no? Veramente, chiami, non posso venire, sto male. È un termometro, anche quello è un termometro, quindi va tutelato, va finanziato nei modi certo, corretti e va costruita una struttura che ne sorregga poi il peso. È importante. È importantissimo. Beh, prima Nicolò lo stavo chiamando, Mattia mi ha allargato praticamente la schermata, mi ha ripreso mentre controllavo il telefono perché proprio Nicolò ci ha risposto. Mi piacerebbe tanto sentire la nota audio, possiamo sentirla o meglio di no? Potrebbe dire cose sconvenienti quel Nicolò? Sì, direi forse non è il caso. L'hai okay. Già sentita la nota? No, perché stavo controllando una sorpresa per tutti. Il telefono esatto, capito così, però. Beh, forse vediamo allora. Va bene, vediamo. Sarà nel panico totale. No, se ci fosse stato lui praticamente adesso avremmo avuto, non lo so, capelli dritti perché non avrebbe mai potuto, come dire, affrontare con calma una situazione del genere. Invece noi ha visto molto rilassati. Va bene, Nico, non ci manchi, non è vero, ci manchi tantissimo. E passerei a un altro argomento a questo punto, molto centrale. Pechino 2022, parliamo di Olimpiadi, non so se parlare prima di una cosa o di un'altra, perché mi è venuta in mente una cosa, perché forse è più breve, quindi potremmo fare anche questa piccola parentesi. L'Italia ieri sera. L'Italia abbiamo ieri a lungo sera. Parlato di europei, di nazionale, l'Italia dopo 3 anni e non so quante... Ha finalmente perso l'Italia per la gioia... la sconfitta, la gioia degli per inglesi. Per la gioia degli inglesi, degli spagnoli, dei francesi, un po' di tutti in realtà. Un po' di tutti, ma gli inglesi proprio ci avevano qua, ci hanno tirata, va bene, ciao, comunque tanto la coppa è nostra, però comunque alla fine, guarda, ci andava pure di perdere un attimo. Però hai sentito l'intervista di Mancini, ha detto, vabbè, prima... Ma infatti pure lui l'ha presa con sportività. A legge dei grandi numeri, voglio dire. Ha detto, prima o poi doveva succedere, infatti è successo. Però, insomma, come l'hai presa? Tu contro questa Spagna, poi, no? Che ce l'ha fatta sudare, poi, peraltro, quella semifinale. Allora, devo dire che forse non c'era nazionale più della Spagna... cui mi avrebbe fatto tra virgolette piacere perdere. Certo, nel senso, infatti. È una nazionale che meritava sicuramente anche nell'europeo stesso un cammino migliore, però
ha incontrato una squadra più forte, semplicemente. Luis Enrique è un tecnico che da stimo da sempre come tecnico, ma anche come persona, come uomo, quindi diciamo che l'ho presa come una sconfitta positiva e onorevole. Certo. Meno onorevole è stato quello che è successo intorno al campo, ma poi tanto quando si parla di calcio spesso si va a finire a parlare di tutto fuorché di calcio, perché dagli spalti da una parte molti tifosi italiani, la partita si giocava a San Siro, hanno fischiato Donnarumma, ma insomma un po' gliel'avevano promesso. Però magari quando si veste la maglia azzurra di solito bisognerebbe neutralizzare quel tipo di astio, no? Che magari si ha per motivi di club. Sì, sicuramente, soprattutto quando poi sono rivolti a un singolo giocatore. Questa è proprio una cosa che non ho mai capito. E poi un'altra nota che dobbiamo riportare, che ci porta poco onore, è stato il fischio durante l'inno spagnolo, anche se poi questo è stato un episodio che è stato un po' disinnescato dai protagonisti stessi, perché Bonucci in campo, prima che rivolgendosi proprio alle tribune, chiedeva di smetterla con questa... con questa cosa, e Luis Enrique dopo, in post partita, che ha sottolineato il gesto del capitano azzurro e comunque ha detto che tra Spagna e Italia c'è sempre stato grande rispetto e questo continuerà sicuramente a esserci sempre, è stato un po' disinnescato come episodio, però va riportata la notizia, va riportato il fatto che purtroppo ci ritroviamo ancora una volta a parlare di quello che succede sugli spalti degli stadi da calcio e non tanto quello che succede nel campo vero e proprio. Apro e chiudo parentesi, comunque un'Italia che, anche complice magari un po' di nervosismo da qualche parte, vedi Bonucci che si fa espellere con un doppio giallo, comunque non è che l'abbia regalata proprio, sì, esatto, e gettata se l'è via giocata, la partita. Certo, esatto, e questo comunque ci tranquillizza, poi che prima o poi doveva avvenire una sconfitta, noi siamo consapevoli e l'abbiamo ben accolta, quindi noi siamo tranquillissimi, non vi preoccupate inglesi. Torniamo invece allora a Pechino 2022, perché il CIO ha annunciato che non ci saranno spettatori stranieri alle Olimpiadi invernali di Pechino, quindi solo cinesi praticamente presenti nel paese del virus, dove è nato, dove si è diffuso. Che ecco poi qua, è stata l'articolo, che poi non ci saranno era la stessa stranieri e l'annuncio del Comitato Olimpico, l'anteprima di una serie di regole che saranno svelate nei prossimi giorni. Tutti i partecipanti, atleti e non, dovranno essere vaccinati, questo ok. Quindi è l'apertura di tutte quelle che saranno le regole. Sì, regole che più o meno sono le stesse rispetto a quelle applicate a Tokyo, in cui gli spettatori erano praticamente solo giapponesi, fatta eccezione per... Ma sono giapponese! No, io sono giapponese! Ti ricordi quel video famosissimo? Chi se lo scorda? Cosa chiedi a San Gennaro? Ma giustamente quello... ma io sono giapponese! Che ne so! No, a Tokyo, in cui gli spalti erano popolati principalmente da tifosi giapponesi, se non piccole eccezioni fatte per i team, gli accompagnatori delle varie squadre, che comunque erano pochi, tutti gli atleti, tutto lo staff delle varie nazionali era chiuso in una bolla, tamponi tutti i giorni, quarantena all'arrivo e alla partenza.
insomma, più o meno le regole sono le stesse. Certo, si crea una bolla negativa, insomma, che poi è quello che dobbiamo auspicare anche per tutta la ripresa. Proprio oggi c'è stato, no, il Consiglio dei Ministri si è riunito, no, per la riapertura delle discoteche, degli stadi, dei teatri, dei cinema, perché poi sono riaperti gli stadi, ma ancora teatri e cinema no, insomma, sai, tutta quella querella. Ecco, invece oggi c'è la riunione, quindi insomma si prospettano veramente nuove regole di vita, proprio, non solo quindi delle Olimpiadi o di quelle che sarà poi Pechino 2022, quindi diciamo che nel caso delle Olimpiadi, esattamente come è successo, si profilerà, diciamo, una situazione di bolla negativa. Infatti anche su questo poi il presidente del CONI, Malagò, ha tenuto a tranquillizzare tutti gli animi dicendo che come è stato per Tokyo, così sarà per Pechino, non c'è grande rischio di vedere annullata l'Olimpiade invernale del 2022, bisognerà verificare in maniera più approfondita le modalità, anche perché la Cina, anche a livello governativo, di leggi, di regolamenti anche sul Covid, è altra cosa rispetto al Giappone, anche questo, certo, anche questo va considerato. Però Malagò ci ha detto di star tranquilli, noi stiamo tranquilli e saremo tranquilli e staremo tranquilli, e vedremo l'Italia che farà anche signora mia. Ho una domanda per te. Allora, mi sono un po' persa quello che è successo questa settimana all'atleta, no? Mm-hmm. Che cosa abbiamo fatto? Chi abbiamo visto soprattutto? Beh, questo indubbiamente nel frattempo, Martina Procaccini, è sicuramente una tua mancanza. Che io vorrei sottolineare. Cioè, uno si costituisce, ammette la propria lacuna e lui ti riprende. Ma sei come Gigio Donnarumma, insomma, te l'hanno fatto i fischi. Te l'hanno promessa e te la dovresti aspettare, come giustamente dice il buon Vischio in chat. Quindi tu me lo cosa? Dici. Cosa? Una promessa è una promessa. Lui parla di Donnarumma. E se lo aspettava pure, secondo me. Vischio sempre molto, no? Come dire, puntiglioso, puncicante. Ti ricordi la battuta di Aldo Giovanni e Giacomo? Che cos'era? Testardo e pignolo. Non era proprio testardo. E chi era? Era sempre stronzo, mi sa. Ah, ecco, vedi, va bene. E qual era la domanda? Ah, che cosa è successo? Cosa è successo? Io so che c'è stato Riccardo Carfagna, che c'è stato Massimiliano Bellarte. Lunedì durante MMA Lunch, che è il nuovo nostro appuntamento, nostro peraltro nuovo format del lunedì pomeriggio, proprio sulle ma un atletalk senza flammare Vischio ce la facciamo. C'hai ragione Vischio, ma tanto qua flammiamo tutti. Una domanda, che vuol dire flammare? Sì. Sì, perché tu già mi hai capito. Cioè, ovviamente. Senza neanche che parlo ormai. Blastare si direbbe in in gergo medio giovanile. Medio perché giovanile. Pure quella è giovanile, ma giovanile mio? Pià per culo anche blastare, detto. Blastare, no? Mi piace, ok. Però sì, in hai inglese ragione. Si direbbe mock. To mock. Vedi, perché sempre. Perché sempre fatto Erasmus, capito, a Mattia? Londra. Il nuovo format del lunedì pomeriggio MMA Lunch a mezzogiorno da pranzo. E mezza da pranzo, giustamente, perché quando si parla di gente che se le dà di santa ragione in una gabbia, quale momento migliore che non il pranzo, l'ora di pranzo? Certo, beh, mi sembra giusto. Giustamente, in cui Roberto e Augusto conducono un po', anche me in realtà, perché tu l'hai mai visto un incontro di MMA, Martina? No. No. Devo dirti di no. Allora, io devo dire che all'inizio, anni fa, ero un po' scettico su questa disciplina, ma era un mio limite assolutamente. Poi, vedendo alcuni incontri, mi sono appassionato, anche se non ne so proprio niente. Poco. Pochissimo.
Mixed Martial Arts. Esatto, esatto, bravo. Esatto. Ho studiato. Meno male che ci sei tu. E... Ma però appunto. Ma l'inglese oggi mi ha preso, ma com'è? Oggi, eh. A pranzo coi pugni, esattamente. Roberto e Augusto invece ci aiutano, mi aiutano a capire meglio un po' questa disciplina, questo mondo che è ormai... un mondo una bello bella community, bello importante, corposa, bello corposo. E appunto lunedì scorso abbiamo avuto ospite con noi Riccardo Carfagna, che è il fondatore e il presidente, l'owner, come si direbbe, come si dice owner perché sì, è proprio il proprietario, diciamo, il ecco, proprietario di Aurora MMA, che è una delle scuole più importanti nel panorama italiano. Abbiamo un estratto, c'hai ragione, adesso lo lanciamo, però volevo solo no pensavo avessi finito, ci mancherebbe che interrompo il direttore, ci mancherebbe altro. No, l'episodio che ci ha portato a contattare Riccardo proprio per MMA Lunch di lunedì è stato l'incontro di uno dei suoi fighter in Cage Warrior, che è una delle promotion minori, insomma, alternative all'UFC delle MMA americane, in cui c'era stato un episodio un po' contestato, in cui il nostro lottatore, insomma, ha ricevuto una ditata nell'occhio, che è un colpo vietato, ma giudici e arbitro hanno optato poi per un pari e patta e damose e volemose bene, insomma, anche se, e una quindi, pacca sulla spalla e s'abbracciamo, una pacca sulla spalla e s'abbracciamo, e giustamente Roberto e Augusto non la vedevano proprio così, ma neanche Riccardo, avrebbero chiesto, insomma, almeno di leggere quel colpo come un colpo illegale e quindi dare la vittoria al nostro fighter. Però giustamente l'hai chiamato prima, possiamo vedere l'estratto adesso. Vai Mattia. Per noi, ma dico tutti italiani, è molto più difficile ovviamente rimanere ad alti livelli proprio per la scarsità di risorse, di sparring. Lorenzo, che è il mio socio, che ha grandi contatti in America, grandi amicizie, parla con i più forti allenatori del mondo americani, che per esempio nelle loro palestre hanno 100 atleti fra UFC e Bellator, tipo Harry Hooft, che gli dice: voi siete degli eroi, lo stesso Hooft, che è uno degli allenatori più forti del mondo, gli dice: voi siete degli eroi perché fate delle cose che noi non facciamo, che io non farei, a livello di tempo, di sacrificio, di tutto. Certo, ma siete i primi e siete anche gli unici forse in questo momento. Ma credo che l'Italia sia l'unico paese al mondo dove un fighter professionista deve fare altri 4-5 lavori per campare. Guarda, purtroppo ti devo dire che anche in America, a livello medio, anche in UFC c'è gente che fa altri lavori, vedi anche Miocic, che ha fatto il pompiere fino a poco tempo fa, però in Italia particolarmente più sicuramente. Che qua Riccardo infatti ci portava una delle criticità, insomma, che si ritrovano ad affrontare i lottatori italiani in particolare, ovvero la necessità di spesso e volentieri dover fare un altro lavoro accanto a quello del fighter professionista, perché comunque è un lavoro vero e proprio. Ma sai, questo purtroppo è il problema poi di tutti gli sport secondari che noi affrontiamo spesso, e che noi abbiamo sentito spesso dalle intervistate, no? O come anche nel calcio femminile, ci ha raccontato tante volte Katia Serra, ce lo racconta chi fa nuoto sincronizzato, chi fa rugby anche ce l'ha raccontato Giulio Bisegni. Quindi insomma è purtroppo un problema ricorrente di questi atleti, che fanno gli stessi identici sacrifici di tutti gli atleti, come tutti, no? Gli sportivi professionisti, ma che però di fatto non vengono ripagati proprio a livello pratico ed economico di quegli sforzi, e quindi non possono farlo come attività principale, primaria e centrale. Quindi effettivamente è un po' il problema degli sport considerati
secondari e in questo caso quindi anche dei lottatori di MMA che poi invece alla fine appunto abbracciano questa disciplina, no? Questa filosofia in tutto e per tutto, però poi di fatto devono anche dedicarsi ad altro. Sì, nelle MMA, ma nelle arti marziali in generale, ma anche nel pugilato se ci pensiamo, forse emerge ancora di più, perché un fighter di MMA soprattutto può fare 3-4 incontri l'anno magari, non tanti di più, proprio per la natura stessa dello sport che insomma comunque determina delle lesioni, certo. Richiede una lunga preparazione prima. Richiederà quindi pure una convalescenza dopo. Esatto, richiede una convalescenza, rientra esattamente nella disciplina e nel discorso. Quindi emerge ancora di più questa necessità, perché oltre a doversi, certo, meramente, oltre a dover pagare la palestra, pure le cure, bisogna pagare anche fisioterapisti. Beh, e quant'altro. Intanto vedo il commento del nostro Nico nella chat. Lui scrive: ci mancherebbe, ma forse si riferisce al fatto che ci manca, perché ho fatto la battuta, non ci manchi per niente, invece ci manchi molto. Nico, ma questo audio, allora possiamo sentire o no? Ad alta voce, facci sapere in chat, Nick, se possiamo mandare in onda il tuo vocale oppure no. Oppure è, come dire, da censurare. Secondo me, visto che gliel'hai mandato tu, sì. Ah, in che senso? No, non in quel senso. Nel senso che dirà cose che su Twitch mediamente non si possono Non dire. Si possono dire, dirà delle parolacce. Ma Nico non dice parolacce. No. Prima ho trovato qua l'H, invece, perché quando sono arrivata Nico c'era, non era una L'H, ma era il disinfettante. Era il disinfettante. E io posso raccontarla, mi è molto divertito quella. Ma con le lacrime stavo, Mattia, tutta la sei persa. Lui che arriva usa il classico rumore dello spray, anzi dello spray, come dicono gli inglesi. E stava un odore purissimo. Ho detto: veramente sei messa. Considerando che secondo me ha un appuntamento galante questa sera per essere a 7 qui, secondo me si è messa l'H per bello. Si è messo l'Aust. Invece gli mancava. Gli mancava il deodorante. Si è spruzzato l'Aust sotto. Per non ripassare da casa. Fare veloce. Nico, dai, rispondici se possiamo sentire questo audio. Beh, se no, io lo sento alla fine. Speriamo per lui che non ci stia guardando, se è vera la tua teoria. Ma guarda che lui, secondo me, è talmente professional e talmente che vive il lavoro con grande abnegazione. Che stava al ristorante con il telefono appoggiato sul bicchiere sul tavolo. Sì, eccolo. Ah no, questo spray. Questo mischio. Spray. Allora, mischio, però, che diamine, pure tu, guardalo. Lui è proprio. Provoca, però, bravo. Provoca, poi si lamenta. Mischio, non mi provocare, per favore. Ecco, viva, provoca, perché io, se no, ti scateno la chat. Kindred Maxi mi difende, te lo dico. Esatto. Palla finita. Fatto l'Erasmus. Ricordiamo tutti da qualche parte. L'Erasmus, ve lo dico io, a Londra. E peraltro adesso non è che lo faranno più questo Erasmus a Londra. Adesso sarà Erasmus. No, non è più Erasmus. Esatto, non è più Erasmus, sarà Erasmus Plus. Ma neanche. Perché il Plus lo potevi fare ovunque nel mondo, mi sa. Ah, è vero, il Leonardo. Il Leonardo. E niente, meno male, ho fatto in tempo, guarda. A Londra. È solo smooth, a Londra. Ah, sì, o Londra. A Londra. E o l'ombra. Basta. Proseguiamo. Anche basta. L'altro invece appuntamento nuovo, novità di Atleta TV. Ma vogliamo ricordare nel frattempo che non l'abbiamo ancora fatto? Sì. A chi io ci vi prego segue. Di seguire. Posso fare un po' la valletta? Prego. Grazie. Allora, io ricordo a tutti i nostri spettatori di seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook, di seguirci sul canale Twitch che ha cambiato nome, Atleta TV. Mettete la campanella per avere tutte le notifiche e fate anche le sub, insomma, ecco, datevi da fa. Ecco, questo è il punto. Seguiteci, ma soprattutto guardatevi anche il sito, gli articoli, eccetera. Allora, Martina è entrata qui dentro quando gli abbiamo proposto di iniziare il canale, le nostre live su Twitch, dicendoci: però non mi dovete far fare la valletta. Oggi
io mi dico, ma io non ho fatto, io non so balletta. No, infatti. Però chi ti ha mai fatto fare la balletta? Oh, ci hai fatto, cioè, hai voluto. Non è che non tu la volevo fare perché non sono capace a farla, mi pare anche evidente. Beh, io dico che a me sembra che sia andata liscia, insomma. Sono stata brava? Sì. Vabbè, c'ho un piano B. Quindi se volete chiamarmi come balletta, chiamatemi, cioè, perché ho un piano B a questo punto. Ma il piano A qual è? Bravo, bella domanda. No, perché uno prova, vedi, a fare la giornalista, però magari è più facile fare balletta, va a finire, guarda. No, non diamo questi messaggi. No, dovete studiare, dovete farvi un'idea, dovete farvi delle opinioni, dovete avere una coscienza critica, voi giovani, ok? Ecco. Voi giovani. Ha finito, per favore, al ballottaggio scrivete. Guarda, Martina veramente. Sulla scheda. Sulla scheda grigia, Procaccini. No, basta. Ah, tanto, scusa, non si può fare, vero, non si campagna può fare elettorale. Più, non si può fare più. Dicevamo, però, il secondo nuovo appuntamento di Atleta TV, che è Futsal Arena. Olè. Il mercoledì sera con Marco Dicola e me, sempre io, perché tanto sto come il prezzemolo. Sto come stai bene prezzemolo. Su tutto come il prezzemolo. Esatto. Grazie, questo è una, da oggi poi sarai il prezzemolo. Prezzemolino, però non è quello di Gardaland, invece a Roma ci va er davanti, tipo er fettina panata, capito? Er prezzemolo. Er banana. Esatto, er pastura, oggi c'è stato, vabbè, poi vi scopriremo, ci er sono pastura, un sacco di non lo cose. Voglio sapere perché posso solo immaginare perché er pastura, quindi ecco. Beh, sono cose che avvengono. Il nostro direttore sarà il prezzemolo da oggi in poi, perché prezzemolino è troppo, capito, è quasi carina come cosa. Cioè, il prezzemolo. Il prezzemola. De corso, vabbè. Il prezzemola. Il fettina banana, il banana, cioè, ma sono tutte cose che avvengono negli studi di Giaga Pubblicazioni, fuori dietro le telecamere. Ah, dietro le quinte, dietro le quinte. Esatto. Va bene, ok, interessante. Allora, dici un po', allora sta per degenerare, perché comunque siamo quasi in dirittura di arrivo. Comunque giovedì sera ci stiamo un po', no? Siamo stanchi. Ma tutti veniamo da una giornata di lavoro, però ritorniamo nei ranghi, perché Futsal. In Futsal Arena, il nuovo format di Atleta TV dedicato proprio al calcio a 5, abbiamo avuto modo finalmente di intervistare il CT della Nazionale Azzurra di Futsal, Massimiliano Bellarte, che già avevamo intervistato, è un vecchio amico di Atleta, è un vecchio amico di Atleta TV, però lo volevamo come primo ospite di Futsal Arena, quindi possiamo vedere una clip. Vediamo. Noi siamo ripartiti dal fatto che non ci siamo qualificati in un campionato del mondo e quindi abbiamo intrapreso un percorso nuovo, un percorso che ha portato ad un rinnovamento nel roster, un percorso nuovo che naturalmente non deve partire da uno status acquisito dalla storia dell'Italia, perché l'Italia, squadra nazionale di futsal, ha una storia che è di un livello altissimo. Quindi fare un paragone o avere come pietra di paragone la storia dell'Italia di futsal non è veritiero, perché noi siamo ripartiti per un percorso nuovo, al di là di tutto. La storia è qualcosa che non si può dimenticare, anzi è qualcosa che dobbiamo portarci dietro per cercare di quantomeno eguagliarla o quantomeno, sai, affacciarci per vedere il livello che si era raggiunto in precedenza. Quindi questo è quello che cercheremo di fare, tentando di soddisfare gli obiettivi di rinnovamento e di ringiovanimento del roster. Questo cerco di fare nel migliore dei modi. Eccolo qua, grande. Beh, allora, da una parte il mister Bellarte giustamente sprona un po' i suoi, cioè il blasone della nazionale italiana non deve essere né una scusa né un punto di partenza, ma qualcosa da confermare, da certo alimentare, da onorare, considerando, partendo dal fatto che la nazionale italiana non si era qualificata per i mondiali di futsal che si sono conclusi adesso, che hanno visto il Portogallo primeggiare, diventare campione del mondo. Portogallo che è una delle formazioni che l'Italia potrebbe
trovarsi ad affrontare proprio negli europei di futsal che avranno inizio a gennaio. Sì. Insomma, poi... Quindi insomma iniziano bene. Iniziano tranquilli. No, iniziano bene perché la nazionale guidata da Bellarte si è qualificata per questi europei abbastanza in scioltezza, si direbbe, ecco. Non con facilità, non portandosela da casa, però comunque conquistando una qualificazione abbastanza facile. E, oltretutto inizia sabato il campionato di Serie A di calcio a 5 che seguiremo sicuramente da vicino e che vede la grande novità, per esempio, di Sky, della Sky Futsal Arena, che non solo seguirà quindi il futsal, ma che ha predisposto proprio un luogo fisico, un'arena, un palazzetto dedicato solo a quello, in cui trasmetterà ogni settimana la partita di cartellone della giornata. E questo, giustamente sottolineava anche Mister Bellarte, non può far altro che bene al movimento del futsal, che paradossalmente spesso si raffronta al calcetto. Poi è una cosa che non bisogna dire, non si può dire, perché sennò ci bannano. Assolutamente. Assolutamente non si dice, ma è questo. Ed è un po' paradossale che uno sport come il calcio a 5, che è uno sport che si gioca ovunque, dappertutto, meno male abbiamo giocato sempre tutti fin da bambini, abbia avuto bisogno di così tanto tempo per arrivare, esatto, certo, per a questo arrivare... punto di visibilità e quindi anche poi di considerazione. Esatto, e quindi l'auspicio di Bellarte era proprio questo, il fatto che trasmettendo le partite Sky si possano iniziare a creare quegli idoli che mancano, certo, un po', che spronino anche i bambini, i ragazzi, giovani, quindi che crei comunità poi sostanzialmente. Esatto, dicevamo, facciamo l'esempio, fare in modo che domani, quando i ragazzi, i ragazzini andranno a giocare a calcetto al parco, al campetto, lo facciano con una maglia di un giocatore di futsal anziché la maglia dell'idolo del calcio 11, con quel giocatore che gli sia proprio di ispirazione. Esatto, no? Esatto. E comunque poi le chiacchierate con il filosofo del futsal, così viene, sì, viene definito, conosciuto, così. Sono sempre interessanti. Piacevoli. E stimolanti. Quindi mercoledì prossimo poi prossimo nuovi ospiti. Nuovi ospiti, ci vuoi spoilerare qualcosa? No, assolutamente no. Ah, vabbè, ci ho provato. E ci vuoi spoilerare qualcosa anche dell'appuntamento di lunedì? L'appuntamento di lunedì possiamo spoilerare che se lunedì scorso abbiamo avuto un dirigente, diciamo, lunedì prossimo avremo un fighter e quindi con lui potremo parlare di UFC, perché è uno dei pochi fighter italiani ad aver combattuto in una card della major, diciamo, americana. Per fare un raffronto, è come il giocatore di basket che va a giocare in NBA praticamente. Okay. E quindi con lui avremo modo di chiacchierare di questo e di tanto altro. E invece l'appuntamento con Atletalk è giovedì prossimo. Abbiamo parlato di tante cose, questo festival dello sport, le Olimpiadi di Pechino, abbiamo fatto comunque il nostro solito recap settimanale di quello che è accaduto. E appuntamenti lunedì, appuntamento mercoledì con il futsal, appuntamento giovedì alle 19 con Atletalk, sperando che non ci sia traffico che ci che impedisca di avere Enzo con Corso. Noi Enzo Corso qui di parleremo qui. Di che comunque tante salutiamo cose. Lo salutiamo, lo ringraziamo per il tentativo, ci dispiace anzi che è stato imbottigliato nel traffico, ma ci è dispiaciuto di più non averlo qua, perché sarebbe stato un piacere veramente. Però te ne sei dimenticato uno molto importante, che è quello di domani. È vero. Venerdì Studio League è ormai un materia di Vischio, materia di Vischio, di Francesco Deugemo Lombardo, il nostro e-sport reporter, anche se non è solo nostro, ma ci arrodiamo, ma noi il diritto ce lo prendiamo di nostro così. E Revilvage, e il grande Revil, che vi racconteranno delle prime giornate dei Worlds 2022
2021, nei mondiali di League of Legends. Quindi ci sta spoilerando qualcosa il direttore, eh? Pizziamo le orecchie. Ma soprattutto poi la sera, dalle 18 in poi, proprio su Atleta TV potrete ascoltare, seguire, sentire sia Revillage che Vischio, che commenteranno, casteranno, faranno la telecronaca delle partite di Atleta eSport, che invece sta competendo la nostra Academy, il nostro team di League of Legends, che sta competendo nel torneo di Clash, che parte appunto da venerdì con i sedicesimi. Ci siamo presi una qualificazione anche lì abbastanza facile, devo dire. Ne abbiamo vinte 5 su 6, così con un presidente infognatissimo e super tifoso che segue costantemente le evoluzioni della squadra. Non vediamo l'ora di vedere i ragazzi giocare domani, ma devo dire anche personalmente non vedo l'ora di sentire Revillage e Vischio. Sì, lui con quella sua tranquillità, soprattutto di Revil. Vischio anche, che invece mi dice Martina Best Balletta, Ever forse vuole dire, poi fa pure il saluto a Fettina Banana e Banana. No, EU sì. Sarebbe, penso, esatto. Ah, beh, che c'entra? Ah, in Europe. Esatto. Ah, ok, pensavo, avevo pensato a Europa, però ho detto, vabbè, perché Ever forse è di più, perché sono un po' mitomane, quindi ho detto Ever. Vabbè, io mi sono stufata e passa sempre per vecchia, che non so questi nuovi linguaggi. Comunque, appuntamento invece Atletalk alle ore 19. Ringraziamo come sempre Vischio dalla redazione, ma anche Mattia, Nicolò. No, oggi non ringraziamo perché c'è Sasta a beve. Grazie a Giulio. Grazie Martina. E ci vediamo all'Atletalk di giovedì prossimo. Mattia, puoi chiudere tutto. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!